Ciao, benvenuti a un nuovo video e bentornate nella postazione invernale, a quanto pare, che devo ancora sistemare. Ma oggi intanto apriamo insieme le Blissin Box italiane e francese del mese di ottobre, che era anche ora. Allora, come sempre, ho solamente tolto le etichette con i dati e quindi andiamo ad aprire insieme. Ah, ho scritto sopra FR e ITA per capire quelle che erano, perché se no non le riconosco. Allora, partiamo dal francese, come sempre. Eccola qui, allora la francese che è fatta così, 16,90 euro più spedizione, totale di 20 euro, codice sconto come sempre nell'info box per avere no, 10 euro di sconto su tutto lo shop. Ricordarvi sempre cosa scrivo. Allora la apriamo così, qui abbiamo il foglietto Mood d'autunno, ok, dove abbiamo anche il QR code. Andiamo a scansionare adesso, così possiamo vedere anche il prezzo dei prodotti. Dunque, partiamo a vederla. Cerco di metterla un po' in ordine. Ok, iniziamo. Partiamo da sinistra, andiamo a destra. Andiamo a vedere. Prima il travel, poi non lo so. Vedremo. Allora, partiamo da questo. Speciology Après Shampoo Sublimatore, è un balsamo sublimatore con proteine naturali di cheratina e olio d'argan, ok, immagino che sia un travel perché 33 ml, ok, e andiamo a vedere il prezzo, 2 euro, quindi ok. Dunque, poi dopo, andiamo a fantasia, Skin Regimen Cleansing Cream, una crema detergente anti-inquinamento per il viso, 30 ml. Ok, diciamo che il periodo ci sta e andiamo a vedere, si chiama Skin Regimen. Se non la trovo è già preoccupante. €6. Portate pazienza. Poi abbiamo Huygens Bon Mine Siero Rimpolpante per il viso, Plump and Glow Gel Cream 15 ml. Questo sono curioso del glow, quindi andiamo a vederlo. E poi vi dico il prezzo. Un siero in sì, guardate. Leggermente luminoso. Ok, va bene. È un 15 ml però, quindi immagino che anche questo, che è il Huygens, 10 euro perché è un travel anche lui. Andiamo con i tre che dovrebbero essere full size. Partiamo con Bubble Tea Idrogel Under Eye Patch, sono dei patch per gli occhi con vitamina E, tè verde e For Clear Cold Skin, quindi per il microcircolo, ok. Ok, mi piacciono, poi sembrano belli imbevuti, sono anche rosina, carini, perché no? Allora, Bubble Tea, 4 euro. Poi dopo abbiamo, oddio, qua mi cade tutto. Gli ultimi due prodotti, così gli altri ne mettiamo via, che dovrebbero essere sempre full size. La Rosé crema mani ultra riparatrice con piante medicinali bio. Questa è un 50 ml, quindi è un full size. E la Rosé 7 euro. Sarà una crema mani, immagino bella ricca. E immagino bene. Ok, per il periodo che sta venendo, perché no? Ultimo prodotto, e sono curiosa perché è di Mercy Andy, e questo è un lip gloss, lo 001, 4 ml, quindi immagino che sia un full size, e 7 euro anche il Mercy Andy. Lo voglio andare a vedere perché sembra pieno di brillantini. È un
un gloss molto carino, però dà un leggero effetto luminoso che ci può piacere. Allora, andiamo a fare un recap della box francese del mese di ottobre. Abbiamo detto intanto Bubble Tea, il patch per gli occhi, poi sempre in full size la crema per le mani di La Rosé e sempre in full size abbiamo il gloss di Mercy Envy. Poi travel size, il balsamo per i capelli, questo della Speciology, la crema detergente per il viso, sempre in travel size della Skin Regimen. E per ultimo il siero della Huygens, siero rimpolpante sempre per il viso, quindi qualcosa detersione, c'è un po' di tutto. Manca un prodotto per la sera, ma ne abbiamo. Ok, è anche questo per un totale più o meno di 36 euro, considerando che la box viene 20. Ok, però è un modo per scoprire dei prodotti nuovi. Andiamo a vedere, questa è quella francese, se quella italiana ci dà più soddisfazioni, che comunque le date perché il valore c'è, però speravo di più. Allora, prima cosa che vedo subito, intanto che è più pesante, ma che ha lo stesso disegno. Potrebbe anche essere che sia no, più pesante, ma tonico, non lo so, non lo so. Ok, ma allora andiamo a vedere sempre il QR code, lo mettiamo qui e qui. Ok, alcune cose uguali, altre no. Allora, questa è la box. Io direi che di uguali abbiamo la crema mani della Rosé. È uguale, quindi verrà sempre. Scusatemi, non vi ho detto. Intanto vi dico il prezzo della Rosé, anche se ve l'ho appena detto, ed è 6 euro. Poi la box italiana vede 16,90 euro senza spedizione perché il prezzo è finito. E qui sotto c'è sempre il link per avere 5 euro di sconto sulla vostra prima box. Allora, abbiamo detto crema mani, ok. Tutti gli altri prodotti io non li avevo visti, quindi andiamo a scoprirli adesso. Andiamo a vedere. Allora, se di là avevamo il balsamo, qui abbiamo la maschera della Aura Botanica, che è la Stage. È un travel size. Aura Botanic Masca Fondamental Riche con olio di noci del Brasile. Ok, è un travel da 75 ml con un prezzo di 15 euro. Ok, poi non capisco se sono travel o full size, ma andiamo a vederli. Il Nuvette Body Wash Gel Doccia con miele e limone, citron miele. Carino il pack, molto carino. Andiamo a sentire che profumo. La quantità è un 75 ml. Sa molto di limone. 75 ml è un full size e viene 5 euro perché in Nuvette io mi ricordavo questo marchio. Guardatelo anche voi se per caso ve lo ricordate. Per dei prodotti carini tipo Kawaii potrebbe essere. O dico una cavolata. Comunque, gel doccia e ci sta. Ultimi due prodotti che rimuoviamo, così rimettiamo questi nella box. Andiamo a vedere. Allora, ormai è una conferma questo marchio, però io lo trovo valido da provare ed mi piacciono i prodotti. Allora, Hello Body. Questa è l'Aloe Night, la crema notte che nell'altra box mancava. Crema notte e idratante da 50 ml, quindi un full size. La crema notte che dicevamo che nell'altra mancava. È chiusa, la lascio chiusa perché ne ho tante aperte, però guardate che carina. Che sopra c'è scritto Sleep Well, dormi bene. È carina. Andiamo a vedere, Hello Body 20 euro. Ha già pagato la box, solo questa. È un marchio che trovo spesso nelle box, nelle best in box italiane. Ultimo prodotto, Sofia Piuma Belle. L'abbiamo trovato spesso per il make-up. Questa volta che cos'è?
Brown gel, gel per le sopracciglia, Extreme Hold Brown Gel, trasparente con l'applicatore piccolino. Ok, curioso di provarlo, e questo viene 15 euro. Quindi facciamo un recap, abbiamo come nell'altra box la Rose, che è la crema per le mani, che ci sta sempre, e Travel Size, la maschera per i capelli di Kerastase. Tutti gli altri sono full size, sì. Quindi il gel per le sopracciglia di Sophie Plumabelle, il gel doccia di Inuvette al miele e limone, e la crema viso notte, che mancava nell'altra box, di Hello Body. Prezzo totale circa 61 euro di valore, con una spesa di 16,90 euro. Ecco, in questo caso devo dire che mi ha dato molte più soddisfazioni, non tanto per i prodotti, ma anche per la taglia, per la misura, quella francese, quella italiana, scusate, a mio avviso. E con questo è tutto per la box Bissim italiana e francese del mese di ottobre. Come sempre, fatemi sapere voi quale preferite. Ne scegliamo tutte e due, ma il pack è effettivamente identico. Eccole qua. Quale è che avete preferito? Se ne scegliete una, quale preferite? Sì, effettivamente il peso è molto diverso dalle due. E niente, io vi do appuntamento al prossimo video ed è... alla prossima! Ciao!